Sono ricordati per un contestatissimo matrimonio celebrato nel Maschio Angioino di Napoli nel marzo del 2019 il cantante neomelodico palermitano Toni Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, tra gli arrestati nel blitz di questa mattina contro il clan di Lauro. Le nozze vennero celebrate in maniera pomposa con l'ingresso degli sposi che venne salutato da uno squillo di trombe suonate anche da 5 ispettori della polizia penitenziaria che vennero identificati, sospesi e poi licenziati. Seguirono diversi inviti in TV dove Colombo e la Rispoli si scagliarono duramente contro l'attuale deputato Francesco Emilio Borrelli, all'epoca consigliere regionale della Campania, che da tempo denunciava le contaminazioni tra il mondo dei neomelodici e quello della criminalità organizzata. Eccolo oggi ai nostri microfoni per un commento sugli arresti. Per anni ho denunciato quasi in completa solitudine le attività illecite e prevaricatrici di questa coppia. Ovviamente se le condanne e le accuse saranno confermate ci aspettiamo pene esemplari, però voglio ricordare a tutti che la signora Rispoli era la vedova di un boss sanguinario della Camorra, detto Moncherino, e che quel matrimonio fu realizzato per mostrare, secondo varie inchieste giornalistiche e secondo le nostre denunce, la nuova forza della criminalità organizzata che investiva su i neomelodici e su quella che era la vedova di un importante boss della Camorra. Oggi esce fuori questa inchiesta, ma ce ne sta anche un'altra sulla quale aspettiamo gli esiti, e cioè quella sulle case popolari che la vedova di Camorra, Rispoli, avrebbe, secondo l'accusa, gestito illecitamente assieme al clan, cioè loro fittavano a chi non ne aveva diritto abusivamente case comunali che spettavano alla povera gente. Questo fa la criminalità organizzata. E per chi li ha idolatrati, per chi li ha ritenuti influencer, per chi li ha osannati, si ricordi sempre questo, che noi dobbiamo osannare le persone per bene e quelli che si fanno un cuore così per portare avanti questo territorio, non chi utilizza mezzi, mezzucci o addirittura la criminalità organizzata.